E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo una questione abbastanza particolare, infatti è la prima volta che si vede sul canale un contenuto di questo genere ed infatti oggi tratteremo esclusivamente una mappa di Destiny 2. Ponendo l'attenzione su quelle che sono le migliori strategie, i migliori spot, le migliori angolazioni e i modi migliori per giocare la mappa in questione, oggi noi andremo ad analizzare una delle mappe, probabilmente, anzi, la migliore di Destiny 2. Sto parlando di Javelin 4. Javelin 4 che è una mappa strabusata per quanto riguarda le private, le suite, i tornei, soprattutto all'estero, che quindi è importante conoscere nei minimi dettagli per poter trarre vantaggio da tutti quelli che sono i suoi contenuti. Allora, per poter analizzarla principalmente bisogna iniziare a parlare di quelli che sono gli spawn. Come la struttura di qualsiasi mappa in videogame FPS, questa è divisa in tre corridoi: uno centrale, uno laterale a destra e uno laterale a sinistra. E gli spawn principali della mappa a inizio partita sono diametralmente opposti. Questo che vuol dire? Prendendo per esempio questa immagine della mappa che vi sto facendo scorrere qui sotto, vediamo lo spawn in A e lo spawn in C. È importante mettere subito in chiaro una cosa: se si vuole vincere, bisogna assolutamente avere lo spawn di A. Questo perché? Perché lo spawn di C è estremamente, estremamente pericoloso per quel che riguarda la creazione di spawn trap. Adesso vi farò vedere in che modo. Perfetto ragazzi, siamo appena atterrati su Javelin. So, questa voce è un pochino strana perché in questi giorni sono stato male. Allora, vi dicevo, la zona di C, quindi la piattaforma e lo spawn secondario, che è questo qui, proprio dietro i generatori da questa parte della mappa, è soggetta, vi dicevo, a un grandissimo pericolo di spawn trap. Perché offre dei piani rialzati, quindi avvantaggiati, dove appunto vedere totalmente lo spawn e poter killare sia con le pesanti che vengono prese da qua, un colpo di bobina, le mitragliatrici. Sparato qui fa una strage. Insomma, permette di tenere sotto controllo lo spawn da varie angolazioni, da quella che vi ho appena mostrato, dall'altra parte laterale qui sulla terrazza e anche dalla parte dello spawn secondario dei generatori. Ci sono queste scale che offrono appunto un rialzo ai nemici che guardano dentro lo spawn molto strategico. Per cui, come in realtà si può sfruttare questa zona della mappa a proprio vantaggio? Esistono parecchi spot, che adesso magari qualcuno ve lo faccio vedere, che potreste non conoscere, che servono ad aiutare parecchio la persona che spawna in C, che magari si trova subito circondata dai nemici. Allora, innanzitutto sono tre diciamo, le direzioni principali che si possono prendere: quella verso sinistra e quella verso destra. Ho detto tre perché in realtà poi da sinistra si può continuare ad andare dritti verso lo spawn di A oppure passare per il centro. Stessa cosa qui dalle scale. Allora, innanzitutto ci occupiamo di quelli che sono spot dentro lo spawn di A. Quindi, innanzitutto questo qui, che è uno spot molto particolare perché vi permette per l'appunto di avere totalmente il fianco sinistro coperto e di mirare l'avversario senza che questo vi veda non più del metà della calotta superiore della vostra testa, mentre voi avete il fianco sinistro totalmente coperto. Altri due spot che adesso vi mostro sono quelli che fanno uso delle casse, fanno uso di questa cassa qua e di questa cassa qua. Adesso ve li mostro in clip, che sono molto utili per mirare all'incima di queste scale. Ora, senza nemmeno bisogno di dirvelo, queste scale offrono un ottimo head glitch, ma come tutte le scale di qualsiasi gioco. Allora, cerchiamo di partire supponendo appunto che cerchiamo di effettuare un movimento verso B, quindi sul lato destro della mappa. Noi ci troviamo di fronte a questa apertura, che è ottima, magari per mettere qualche colpo di sniper, oppure passare direttamente su B. Mi raccomando, alle coperture che sono sempre utili per poter spettare quel che succede e cose del genere. Allora, occupiamoci subito della parte centrale della mappa, visto che è quella che sarà, diciamo, sempre spesso abitata dai nemici. È molto importante nel
nella zona del razzo questo pad qui, questo ponticello qui, perché ci offre un'ottima copertura, nel senso, stando qui si può avere grazie al radar, la tranquilla visione di quanta gente c'è effettivamente dietro le pesanti, al di fuori da quel varco. Inoltre ci permette una chiara visione sulle scale di quello spawn e sullo spawn di là, tramite questo spottino, cioè questa linea che è veramente sottile, oppure anche sulla parte più centrale. È molto importante questo buco che vedete qua, ora vi giro la clip, perché vi permette di avere una visione panoramica, diciamo, del contesto delle scale verso la zona dei generatori senza poter essere colpiti. La cosa funziona anche al contrario, nel senso si vede se qualcuno sta là, però i vantaggi sono nettamente minori in quanto non c'è appunto la possibilità di vedere alcun altro al di fuori. La zona del razzo è molto particolare perché c'è questo angolino qua che è fantastico in realtà, nel senso se si ha coperti da questa zona si ha tutto sotto controllo, nel senso che il radar permette di sapere esattamente la posizione dei nemici, in quanto queste rientranze ci avvicinano al centro del razzo e quindi ci permettono di vedere quello che succede dall'altra parte del razzo. Quindi, come vi dicevo, la parte dell'insenatura di questo razzo è veramente ottica per tenere un controllo della zona tramite il radar. Sempre intorno a questo razzo c'è questa linea di tiro che è fantastica, sfruttando la copertura offerta dalla base del propulsore, sia la visuale sulla parte destra, diciamo, dell'uscita dallo spawn di A. E si può anche utilizzare queste casse, come vi mostro adesso, per un'ottima visuale sulle scale di C. Ora si parla della questione di B. Ora la zona è già conquistata perché sono stupido, però basiamoci su questa cosa. Stando qua, adesso non ve lo posso far vedere, si può conquistare la zona. Questo ci offre varie possibilità perché i nemici che arrivano pensano che noi siamo qui, in mezzo alla zona, magari nascosti, non ci facciamo vedere, li aspettiamo. Invece siamo molto semplicemente su questo rialzo che li aspettiamo. Per cui è facile beccare i nemici che pensano di trovarci in mezzo alla zona e invece noi siamo sul rialzo. Sono fondamentali queste due coperture che abbiamo ai lati. Perché? Perché ci offrono una perfetta copertura in molti casi. Posizionandoci sull'angolino noi saremo totalmente coperti sia a destra che a sinistra. Abbiamo comunque l'unica linea di tiro, quella del corridoio che va sull'anello centrale partendo da A. Stessa cosa specularmente dall'altra parte. Saremo coperti e vedremo solo l'uscita dallo slot dei pesanti e dalle scale del generatore. Facendo un passo avanti invece si apre anche una linea di tiro sulle scale che arrivano direttamente dalla parte sinistra e dalla parte più a destra degli spawn. Queste sono cose veramente fantastiche perché sapendo che ci sono i nostri alleati da questa parte, sapendo che da una di queste due parti siamo coperte, ci offrono appunto delle linee di tiro veramente veramente fantastiche. Poi, proseguendo, cosa si può dire? Queste due casse, credo che tutti le abbiamo usate una volta nella vita, sono fantastiche, stando qua sulla maggior parte dei nemici che entra, che passa, che non li vede, è veramente fantastico e non c'è molto da dire. Ora ci spostiamo invece a parlare di come uscire da C passando per la sinistra, quindi per l'anello esterno, e come vi ho già annunciato prima, queste scale ci offrono una ottima posizione, un'ottima visuale. Inoltre abbiamo questo angolino qui dal quale si può uscire slidando utilizzando queste casse come copertura, una copertura molto importante di cui adesso vi parlerò. Allora, infatti, da questa parte sia la visuale, i nemici ci possono vedere solamente da quel pezzetto di mappa che è anche abbastanza allo scoperto, quindi qua, avendo qualche alleato sulla destra, risultiamo totalmente coperti. In più, per togliere ogni problema di essere visti, vedete, no? Dall'altezza della testa si slida un paio di volte dietro questa copertura e siamo a posto. Qui, facendo uno spect rapido, si può decidere cosa fare. Allora, slidando a sinistra, passando a sinistra, si ha questa copertura e ci offre una visuale perfetta sulle scale dello spawn. Molta gente, cioè quindi ci può tirare una granata, molta gente staziona lì ed è facile mettere a segno qualche kill da questa visuale.
Passando invece alla destra delle nostre casse è possibile usare questa copertura, che ci fornisce invece una visuale sulla porta alla destra dello spogliera, quindi alla nostra sinistra, e sulla base protetta da quelle lamiere in ferro lì a sinistra. L'angolo dell'inclinatura di questa trave con le scale ci fornisce anche quindi una mezza, diciamo, edge, una mezza copertura che risulta fondamentale ai fini del non essere colpiti. Invertendo un attimo le parti si ha invece questa colonna coperta di edera che ci offre, guardate un po', se come faccio io, adesso vi faccio vedere, se fate come faccio io risulterete totalmente invisibili agli occhi dei vostri avversari. Una volta era anche possibile rimanerci appesi, ora non ci riesco più, quindi non so se abbiano levato qualcosa oppure sono solamente io. Abbiamo visto anche come passare dal lato sinistro di C, ora vi parlerò dello spogli A. Occupiamoci ora di quelle che sono le direzioni che si possono prendere da A. Come si vede tranquillamente sono tre, qui sono proprio chiare, questa della porta qui a destra, lì alla porta centrale e lì alla porta sinistra. Quello è anche lo spawn secondario di A, per cui ricordiamocelo. Allora, perché lo spawn di A è migliore di quello di C? È una cosa che vi ho introdotto all'inizio video e ci tengo a chiarirvela adesso. È al chiuso, invece C è all'aperto davanti alle due sale. È pieno di coperture, come vedete è pieno di coperture, guardate. Qui innanzitutto c'è il garage, che se non lo sapete ci si può mettere qua sopra in qualche modo. Adesso procedere e aspettare i nemici, vabbè, comunque non mi ci si sta. Ci sono le colonne, questa colonna qui che ci offre una copertura a destra e una visuale sul subspawn, questa colonna qui, questo è il glitch qua che ci permette di guardare la porta, ancora questa copertura qua, insomma è pieno di coperture che ci permettono appunto di uccidere i nemici se hanno invaso il nostro spawn. Inoltre la linea di tiro tra lo spawn secondario e quello principale è molto chiara e molto limpida, quindi permette a un nemico, a un alleato, scusate, che ha appena spawnato, di aiutarci in un gunfight. Inoltre, seguendo semplicemente la linea del corridoio di stato della mappa, ci troviamo, proseguendo per questa parte, direttamente in una posizione di vantaggio. Infatti guardate, qui si ha una visuale totalmente limpida su quella parte dello spawn di C, siamo in high ground, siamo in vantaggio di altezza, e da qui, come vi ho detto prima, è facile appunto creare uno spawn trap sulla zona dei generatori. Per cui immaginiamo di dover proseguire qui a destra, abbastanza classica come cosa, abbiamo questa linea di tiro qui, ma queste sono cose che uno vede, la protezione che sarà. È importante quella cassa, perché? Perché questa cassa permette di counterare tutta la gente che sta dietro quell'angolino. Se infatti da questa altezza non si riesce a vedere nulla, portandosi in cima a questa mappa, naturalmente non è uno stazionamento che va fatto per secoli, perché basta che arrivi uno da là, infila un colpo di cannone portatile in testa che vi butta dall'altra parte del muro. Però ecco, nel senso, ci permette di counterare, che ne so, uno sniper che è fermo lì, che aspetta qualcuno che passi da qua, come l'ho detto prima, e cose varie per l'appunto. Inoltre c'è la possibilità di usare questa colonna come copertura breve per avere una visuale sulle scale, e questa colonna che vi ho fatto vedere prima come trucchetto per non essere visti, che è fantastica. Perché questa vi permette di vedere lì e poi vi permette un rapido pick da questa parte per ritornare subito coperti, che è veramente fantastica. E in caso i nemici ci pushino, è facilissimo tornare indietro seguendo il lato della parete, e praticamente siamo esposti. Guardate, allora io picco, vedo che sono in tre, pushano, torno indietro, sono stato esposto in minima parte, probabilmente mi hanno visto giusto alla fine quando sono saltato dietro questa cassa, perché sono rimasto sempre a fianco della parete, per cui il tempo che loro hanno fatto le scale e hanno girato, io sono al coperto. Invece passando da questo corridoio appunto bisogna stare attenti sulle scale, la gente potrebbe stazionare là per effettuare qualche specie di spawn kill. Arrivando nella zona centrale appunto è facile vedere le pesanti, cose varie, queste sono semplici cose. Io ora probabilmente non ve l'ho detto prima, dallo spottino che vi ho fatto vedere prima è possibile fare un passo indietro, salire su questa collinetta che vi sto inquadrando, alzarsi e vedere di nuovo il secondo spawn di C.
Andando invece nella parte tutta sinistra abbiamo un Eldritch tranquillo qua, veramente fenomenale, che ci permette di vedere se qualcuno passa nella zona di questo corridoio. Per quando stanno attenti a queste casse, perché come ho detto prima è difficile, uno non lo nota, no? Nel senso, esce uno, se ne frega, pensa che magari sia dall'altra parte del muro, perché qui il radar è facile confondersi con qualcuno tra questa e questa parte del muro, e se ne frega. Per cui poi torniamo di nuovo nella zona B, che vi ho già spiegato prima, e sapete già come comportarvi. Per cui ragazzi, io credo di avervi detto tutto, probabilmente mi sono dimenticato, non so, magari non conosco qualche spottino. Questo è il modo, secondo me, più intelligente di giocare questa mappa, ovvero gestirsi lo spondi A e chiudere i nemici su quello di C. Per cui ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se il format vi è piaciuto, magari è possibile farlo su altre mappe. Certo, ci vuole un po' la preparazione del video, quindi non può essere una cosa molto repentina. In ogni caso, mettete like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo con un altro bellissimo video. Mi raccomando, passate dai social, come ogni volta sono in descrizione. Ciao a tutti. Siamo la tua salvezza.